Hola raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase. È il turno di Final Form Frieza Free to Play. Quindi analizziamo velocemente il kit e dopodiché testiamolo in PvP. Per il momento l'ho portato a 4 stelle plus, è il massimo che potevo raggiungere quest'oggi perché mi ero perso la free handship, altrimenti potevo mettergli anche la quinta stellina. Ma va bene uguale raga, mettiamolo comunque a livello massimo di statistiche, toglietegli un 13.000 per strike, blast, attack and defense per togliere l'art boost. Il personaggio è di colore verde, è un militype, abbiamo 1.544 di power level generale, 2.353 3.000 d'HP, 271.248.000 per i due attacchi, 190.189.000 per le due difese. Si porta una rossa e una gialla normalissime, come tag abbiamo Frieza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil, Powerful Opponent ed Event Exclusive. Strike e Blast, nulla da segnalare. Carta blu sono Major Explode Damage, più 45% di danno da special per 3 count, e applichiamo i seguenti effetti se colpiamo. Distruggiamo a caso due carte, distruggiamo una sfera del drago per 2 volte. Interessante, scomoda. Carta verde, cancelliamo gli enemy, attribute upgrade e buff effect all'attivazione unicamente per 2 volte, e i seguenti effetti si attivano se colpiamo. Ci peschiamo una special move, sempre raga, ogni carta verde che mandiamo a segno, immobilizziamo l'avversario, gli blocchiamo una carta a caso e non potrà essere utilizzata per 10 timer count. Peccato solo che non recuperi neanche uno sputo di ki con questa mossa. Ma poteva risultare un po' illegale recuperare chi e spawnarsi pure una carta blu. Dopodiché, ability, main ability, ci peschiamo una carta blu, recuperiamo il ki di 50, più 30% al danno inflitto per 30 count, distruggiamo 3 carte a caso all'avversario e infliggiamo a tutti gli avversari un più 5 di tempo di sostituzione per 10 count. Z-Ability, buffiamo del 33% i tag Frieza Force, Event Exclusive o Powerful Opponent per Base Strike Attack and Defense durante la battaglia. Unique numero 1, più 30% di Strike Damage inflitto contro il tag Saiya non cancellabile, applichiamo i seguenti effetti a inizio battaglia. 90% al danno inflitto, Damage Reduction del 65%, 50% al Key Recovery, Card Draw Speed aumentato di 1, meno 15 di costo per le Special Move, tutto quanto non cancellabile. Inoltre applichiamo i seguenti effetti agli alleati se c'è un altro Event Exclusive, Frieza Force o Powerful Opponent in battaglia con noi. Più 10% al danno inflitto per 60 count non cancellabile, più 20% al key recovery per 60 count, questo cancellabile, e recupereremo gradualmente gli HP per 60 timer count. Applichiamo i seguenti effetti noi stessi ogni volta che utilizziamo una strike o una blast. Ci peschiamo una strike per una volta soltanto, ma il tutto si resetta con lo switch, recuperiamo gli HP del 3% e il key di 5, più 10% al danno da strike per 10 timer count e più 10% al danno da special per 10 timer count. Unique numero 2, i seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia. Riduciamo il ki avversario di 15, infliggiamo un meno 1 di card draw speed all'avversario per 5 count, infliggiamo a tutti gli avversari un più 15% di danno ricevuto per 20 count. Inoltre applichiamo i seguenti effetti a noi stessi se c'è un alleato sconfitto. Recuperiamo il ki di 20, più 20% al danno inflitto non cancellabile, si attiverà unicamente una volta. Applichiamo i seguenti effetti agli alleati in base al numero di timer count passati da inizio match. Dopo 20 count, più 10% al danno inflitto per 40 count non cancellabile e un più 20% al key recovery per 40 count. Dopo 40 count, più 10% al danno inflitto per 20 timer count non cancellabile e recuperiamo gli HP del 10%. Gli effetti si attiveranno anche in caso di sconfitta di Frieza. Dopodiché applichiamo i seguenti effetti a noi stessi una volta che sono passati 50 timer count da inizio match. Più 60% al danno inflitto non cancellabile, meno 5 di costo per le carte non cancellabile e un altro card draw speed, questo purtroppo cancellabile, potevano dargli non cancellabile anche questo visto che 50 count non sono proprio pochissimi e vuol dire scegliere di tenere in vita un personaggio free to play per sbloccarli. O magari no raga, perché lo giocheremo in un team abbastanza anti-rush. Quindi team Frieza Force con Vegeta Ape, con Ginyu per la revival. Gli equipaggiamenti sono tutti quanti a vista. Questo qua è praticamente quello per i free to play della Frieza Saga.
Ricordo a tutti, raga, se non potete equipaggiarlo è perché non c'avete il personaggio a 2 stelle rosse. Non c'è nulla da aggiungere, andiamo in PvP e testiamo questo Frieza, via! Let's go, Team Universe! Ok. Dai, una bella No, una verde per l'anticover. Ottimo. Sì, Goku. Dacci dentro, Goku. Puoi finire? Ok. Incassiamoci anche sta SM. Jiren è gratis! Va bene, una bella verde in mano, una blu! Let's go! Facciamo così! Ok. Ciao Jiren. Ah già che no, non si recupera il Kirui all'ingresso purtroppo. Allontanati. Va bene, incassiamoci sto Goku. Un'altra bella verde. Dai Ginyu, quantomeno re verde verde. E lui è un giallo giallo invece. Switch. Nice. Raga, fa veramente dei bei danni! Vai, Frieza! Vai, Frieza! Torna Jiren! Bella! Penso che questa sera tanca era Vegeta! È roba tua, bro! Pesco due blu, ma la verde boia che la vedo. Addio, Jiren. Uff. Un po' avventata questa move. Va bene, torna all'infinito MVP. Sì, lo eviti. Ah, interessante come scelta. Let's go Frieza, indicalo, indicalo e scioglilo. No, non ho abbastanza ki per scioglierlo purtroppo, rasciamole, che me ne frega. Bellissimo, bellissimo raga, GG, mi è piaciuto, prossimo. Team Movie, manco un blu, peccato. Ok, dai almeno una strike. Mamma mia, ma hai pure aspettato. Allora, poppiamo questa, o mi dai una blast o vado di special move. Easy. Chi tira una special move da parte a parte senza manco avere il blast armor? Lui! Unicamente lui, raga! Ok.
Non avevo visto tornare Pan così alla svelta. Addio verde. Allora, buttiamo un attimo lui che blocca Rush, blocca cose, blocca carte, mi blocca sul posto. Dai. Tutto riesce a fare. Tutto, raga, tutto. Bene, addio con Beast. Meno uno importante. Ok. Facciamolo tornare in vita. Oscuriamogli le carte. Dai, piccolo. Perché è proprio un fan delle special move da parte a parte, sta persona. Senza il minimo indugio. E direi che teniamo il capitano, raga. Non voglio prendermi un rush così a gratis sul personaggio showcase. Nice. Facciamogli fuori carte sfere. Ok. Good. Perché sono finiti i danni, raga? Cioè, Frieza stava facendo danni pazzi, è entrato Ginyu e solitamente ne mette pure lui di danni pazzi, ma non oggi. Ok, GG, next! Let's go, Team Universe! No, Frieza Force, pardon! Ok. Vamonos. Let's go, Little Frieza. Lanciamo anche questa SM. Spacca carte, spacca sfere. Hai avuto la meglio, bravo. Allora, infastidiamolo con Vegeta. Ok, meno fastidio del previsto. E invece no, ha funzionato. SM, un clash. Va bene. 9-6-1. Ci basta. Bene. Okidoki. Proprio lì nel blocco. In the block. No. Vai Ginyu-sama. Ok, sei lanciatissimo. Blocchiamogli il rush. Spacca carte. Mamma mia, ehi Vegeta, quanto mi stai piacendo. Yeah.
Ok. Bravo, 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 bravo. Mai contro fregato. Pensavo facesse un vanish e invece ti ritrovi Freeza Revival più carte oscurate. E io con zero di chi, ma ci sta. I freaking love you, Ape Jeta. E questa se la piglia. Yes sir. Altro oscuramento. E penso di essere a prova di Rising Rush in questo momento. Penso proprio di sì. Va bene, addio Freeza. È stato il tuo ultimo ingresso in campo. Mi bastava tappare. Sì, sono stato veramente stupido. Ok. Ok. No problema. No problema. Oddio. Ha picchiato bene, eh. Sì, possiamo buttare lui, tanca tutto. Ginyu. Prego. Ci avrà tipo il 200% di chance di tornare in vita, quindi non me ne preoccupo proprio. Vai Ginyu. Dai Ginyu. Let's go. Sei caduto nel bait. Sì. Se avessi carte utilizzabili sarebbe bello. Vai, lasciamolo andare. Let's go. Raga, fa dei danni abbastanza clamorosi di strike, a maggior ragione sui Saiyan. GG, next. Team Saiyan, un bel mix. Usi, ci piace. Non temere alcun cover. Let's go, pensavo switchesse, invece si prende tranquillamente sta blu. Buon per te. Ma non mi dire, lagga anche questo match. Dai, Vegito. Allora, ok. Ok. Sì. Bene, ha finito. Qualcuno che mi spieghi che cazzo sta succedendo. Lanciamola, facciamo un po' di danno su sto Vegito. Ottimi danni. Huh!
るべきなんだ。Buona scelta, buona, buonissima scelta, bro. Si è teletrasportato all'indietro, raga. Numero di magia. Vai, vai, tutta tua, Vegeta. Let's go. Sì, va bene. Questo drop, ok. Immagino volutissimo. Dai, Frieza, tanca, tanca, tanca. Hai tankato abbastanza, Frieza, salvati. Io ho due sfere in tutto, sì. Ce la accogliamo, ok. Karma, bro. Raga, ma sapete che è veramente una bella bomba di free to play? Ci avesse qualcosina in più sarebbe veramente tostissimo, parliamone! Frieza Final Form Event Exclusive, che ne penso? Raga, a me è piaciuto un sacco! Chiaramente, essendo un free to play, c'ha qua e là qualche problematico, o meglio qualcosa che non gli hanno voluto risolvere, tipo il fatto che lui può raggiungere il card draw 2x, ma non c'ha un singolo anti-cover. Dopodiché, la main ability sarebbe stato figo se si fosse recuperato almeno un po' d'HP utilizzandola, purtroppo no, perché ha recupero utilizzando carte, quindi vabbè, resta comunque in vita a lungo. Il supporto è molto buono, raga, il supporto per tutto il team, più danni, più key recovery, recupero HP, ci piace assolutamente sì. Altro fattore negativo, lui purtroppo appena entra in campo non si recupera il key, di conseguenza dovete tenerlo a mente, ricordarvene e cercare magari di switchare qualcuno che gli dà il recupero del key anziché recuperarlo direttamente col suo ingresso. Ma tolte queste problematiche, che sono anche piccole volendo vedere perché ha reso benissimo il personaggio, tolte queste piccole problematiche, lui fa dei danni abbastanza ingenti, specialmente di strike. Le carte blu molto buone perché sono scomode, spaccano carte, spaccano sfere del drago. Anche la verde molto buona, immobilizza, ti spawna un'altra blu, quindi bene così. Il team nel complesso mi è piaciuto un sacco, raga. Ape, Jetta, più Ginyu, più lui hanno fatto abbastanza danni nel meta. Quindi, per quel che mi riguarda, personaggio free to play assolutamente promosso. Non vi dirò il migliore di sempre di qua di là, perché poi sicuramente qualcuno verrebbe a dirmi: ah, solo perché Frieza. Raga, non è il migliore di sempre, ma è una gran bomba di personaggio free to play. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Un bacione a tutti, a presto.